Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo mega haul natalizio di Tiger e di Mail. Sì ragazzi, alleluia, finalmente posso di nuovo dire, posso di nuovo fare un haul, che è la cosa che mi piace di più fare nel canale ed è la cosa che secondo me piace di più anche a voi. E sì ragazzi, oggi ho infranto un po' le regolucce, siccome io abito non abito in una città, ma abito in un comune limitrofo a Torino, perciò non posso andare nel comune di una città, ho infranto un po' le regole, cercavo di farmi beccare e sono andato a fare un po' di acquisti. Lo so ragazzi, le regole vanno rispettate, ve lo ribadisco ancora, ma io vi ribadisco che questa volta l'ho fatto, ma non lo faccio mai più, finché non si potrà uscire definitivamente. Però avevo bisogno di uscire un po' e liberarmi un pochino dai pensieri della quarantena, quindi ho infranto le regole. Però non lo farò più, e lo dico anche a voi, fate una volta poi non fatelo più se avete voglia di farlo. Perché sono 400 euro di multa, sono veramente tanti ragazzi. Poi ragazzi, ma adesso, parentesi politica chiuso, passiamo finalmente all'altro. Sono stato dal mio amatissimo Tiger, ovviamente, perché non potevo andare in centro e non andare a Tiger. Primo. Secondo, sono stato di Mail, perché ho visto sul sito che c'erano delle cose natalizie veramente, veramente, che toccavano i miei gusti. Partiamo allora con il nostro amichetto Tiger. Poi cosette, giusto pochissime cose, perché appunto non ci sono molte novità, ma le note le ho prese. Guarda la bustina. Finalmente sono arrivate quelle poche novità che cercavo della collezione di Volpe, della collezione natalizia. E la cosa che ho preso ragazzi è... questo. Vabbè ragazzi, tengo la borsa giù perché mi incombo troppo. Questa bellissima penna con la Volpe, tutta cicciottosa e con la volpina di pelle. È super carina ragazzi. È molto molto carina, pucciosetta, mi piace veramente tantissimo, è super extra carina. Lo metti a click, è molto molto carina ragazzi, c'è anche col panda, ma lo preferivo con la Volpe perché appunto mi metto preferito la collezione di novembre. Super carina ragazzi, 2 euro, molto molto bella. Poi ragazzi, ho preso... ah, finalmente. Finalmente sono arrivati gli sticky notes block notice. Io trovo solo questo qua con Babbo Natale, però so che c'è anche la calzetta di Babbo Natale, perciò spero di trovarla poi quando andrò in futuro a Tiger. Comunque ho trovato il blocchetto con Babbo Natale. Sono troppo contento ragazzi, lo volevo tantissimo, ho anche chiamato parecchie volte Tiger perché adesso ce l'aveva e mandare mio padre in missione. Ma finalmente sono riuscito a trovarlo. Poi si tratta di un blocco magnetico, vedete che quello tocca la meta, quindi posso anche attaccare al mio mobiletto che c'ho qua su e scriverci le cose. Comunque adesso lo apriamo ragazzi, perché sono molto molto curioso. Sono molto curioso ragazzi di vedere come è fatto questo bellissimo blocchetto. Sono contento ragazzi perché finalmente Tiger è riuscito anche a fare gli sticky note a Natale, che è la cosa che io voglio più in assoluto delle collezioni, ovvero i post-it, block notes e sticky note raffiguranti i personaggi della collezione. Mi avrebbe fatto piacere, caro Tiger, se avessi fatto anche i sticky notes della collezione Volpi, ma non so perché non l'hai fatto, perché erano collezioni che stavano secondo me bene i sticky notes. Comunque sono contento che l'hai fatto a Natale, che è la cosa più importante, grazie mille. Ragazzi, adesso lo apriamo. Ah, guardate che bello, ragazzi. Cioè, è una purissima meraviglia questo block notice. Col Babbo Natale, la faccia del simpaticissimo Babbo Natale. È bellissimissimissimo. Mi piace veramente tantissimo. Poi è magnetico, quindi penso che lo attaccherò lì al mio mobiletto. In questa maniera. Perfetto, super mega carino, consigliatissimo, 2 euro, ma consigliato tantissimo perché è super mega bello, fantastico, super natalizio ragazzi. Ragazzi, ho preso ultima cosa, e no ragazzi,
Scusate se dico troppo ragazze, però ci sta. Non potevo lasciarlo lì. 5 euro. Il quaderno peloso a volpe. Ragazzi, lo volevo tantissimo. Aspettavo tantissimo che Tiger lo facesse, ma guardate che meraviglia. Poi, cosa intelligente, siccome adesso c'è il nostro amichetto Covid, che noi vogliamo che sparisca più presto, hanno anche fatto l'involucro per proteggerlo da età contatto, così almeno si evita un pochino di diffondersi attraverso la peluche. Comunque è super mega carino, c'era anche col panda, ma io ho preso la volpe, perché è stupendo ragazzi, è bellissimo, io adoro la volpe, finalmente Tiger ha fatto anche una cosetta bella con la volpe, un quaderno con la volpe che io volevo tanto. Ed è super carino ragazzi, super mega bello, guardate qua carino, mi piace tantissimo. Poi la volpe è veramente il mio animale autunnale preferito, quindi meno male che Tiger ha fatto la collezione volpe panda, che è una collezione che adoro. Grazie mille Tiger. Bellissimo, bellissimo, sta consigliato, 5 euro, ma ben spesi, mi piace molto tantissimo, lo aggiungerò subito alla mia collezione di quaderni. Parentesi Tiger chiusa, lo so ragazzi, le novità erano poche, però sono sicuro che uscirà anche qualcos'altro più avanti. Magari, se riuscirò di nuovo, ad andarci, sempre rispettando le regole, vi farò vedere qualche altra cosetta. Comunque, sono già contento di questa roba. Adesso, ragazzi, passiamo al fulcro più importante del video, ovvero di mail. Di mail l'ho svaligiato. L'ho letteralmente svaligiato. Perché, sapete ragazzi, lo so che c'è il Covid, ma siamo a Natale, almeno qualcosa me lo posso permettere, visto che sono stato praticamente un mese chiuso in casa e anche più giorni senza comprare una virgola. Perciò, ragazzi, guardate il mio mega bustone di mail. Sono in quei due negozi perché appunto non volevo passare troppo tempo in giro, visto che non potevo neanche fare. Comunque, prima cosa ho preso, ragazzi, prima cosa che ho preso è stato il pezzo più grosso. Il pezzo più grosso. Guardate che meraviglia, ragazzi. Adesso lo lascio in una scatola con un pezzo molto molto delicato. Questa qui costava 24 euro e si tratta di una biscottiera a forma di albero di Natale. Ma guardate quanto è bella. Guardate che carina ragazzi. È stupenda. Io l'ho completa. Cioè, l'ho completa. L'ho comprata perché appunto, siccome prima è bellissima, secondo una natalizia, ma siccome io passo molto tempo qua la mattina a fare le video lezioni, avevo bisogno di un contenitore per mettere dentro qualche snack, perché non posso stare 6 ore attaccato al computer e adesso mangiare qualcosa. Perciò questo qua l'ho comprato appunto come contenitore di snack. Ed è super carino ragazzi, super extra natalizia, perché vedete una buona Natale in ceramica. Poi mi piace molto questo packaging un po' schino scritto dai bambini, perché appunto è una cosa molto positiva secondo me fare un pochino uno dei bambini, visto che sono i protagonisti di questa pandemia, quindi ci sta un sacco, bravo di mail. Super mega bella, ve la straconsiglio, bellissima, bellissima. Se volete fare un regalo a qualcuno, se volete usarla per avere i biscotti, consigliatissima. Super mega extra bella, ve la straconsiglio, perché è veramente stupenda, bellissima, bellissima. Straconsigliata, 24 euro ma ben spesi. Poi mi serviva qualcosa da mettere gli snack, quindi sono contento di aver preso questa bellissima biscottiera. Poi ragazzi, ho preso. Allora, adesso lo tiriamo fuori ragazzi. Allora, oggi è il 1. Vabbè. Facciamo mettere il mese di dicembre. Guardate che meraviglia, ragazzi. Guardate che bello. Allora, ragazzi, si tratta di un calendario, ovvero un piccolo calendarietto in legno. Ma ragazzi, l'ho preso perché è bellissimo. Perché, specialmente perché raffigura il personaggio dello Schiaccianoci, che è uno dei miei personaggi preferiti natalizi.
Infatti, ragazzi, ho anche ordinato un'altra cosa da D-Mail, che però dovrebbe arrivare a giorni, visto che non ce l'avevo in negozio. Si tratta appunto di un'altra cosetta con schercianoci. Poi magari vi faccio l'unboxing quando mi arriverà. È stupenda, ragazzi. Mi piace veramente tantissimo. Poi mi piacciono veramente tantissimo questi calendari un pochino fatti a cubetti, perché sono un ottimo pezzo di arredo, è anche un pezzo di arredo molto utile da tenere in bella vista, e perché sono utilissimi come calendari, perché prima ti diverte appunto mischiarli. Secondo, sono anche un bel arredo in bella vista, perché nel fare un sacco di fantasia mi ha preso lo schermoce, perché è secondo me quella più bella. Poi ho fatto in puro legno artigianale, legno di betulla, quindi anche molto green. E poi mi piace tantissimo perché finalmente ho un gadget con lo schiaccianoci, che è veramente stupendo, visto che lo schiaccianoci è il mio personaggio preferito riguardo al Natale, ovviamente da un pazzo di neve. È stupendo, ragazzi. Ve lo straconsiglio perché è stupendo, bellissimo, bellissimo. Molto utile anche da fare un carino, bellissimo. Questo qua costava 9,50 euro, super mega bello. Poi ragazzi, ho preso sempre col caro amichetto schiaccianoci, non potevo anche avere un piccolo souvenir da appendere. L'ho preso bianco e non rosso, perché lo cambiano un pochino. Questo costava 3,90 euro. Si tratta di un piccolo schiaccianoci chef da appendere all'albero, ma io lo utilizzerò appunto come decorazione da mettere sulla mensola per la postazione. Chiedo perdono, sentimi parlare, ma non posso farci niente. Bellissimo, 3,90€, super mega carino, ottimo gadget per le schiaccianoci, molto molto carino. Lo vedrete presto in un adulto natalizio. 3,90€. Infine ragazzi, ultima cosa che ho preso, per rendere un pochino la camera natalizia, ho preso 5,90€ il vaso per metterci la mia pianta. Vedete? Vabbè, ovviamente c'è un vaso, comunque per la confitta. Questo qua è un vaso natalizio per la pianta ed è super carino, ragazzi, così almeno ho un po' tutta la casa di Natale, perfino il vaso per la mia piantina a tema Natale. Ed è super mega bello, ragazzi. Ve lo straconsiglio perché ha un packaging fantastico, poi di metallo buono, metallo zincato, quindi ve lo straconsiglio perché ha anche ottima qualità. E poi il 5,90 è un personaggio fantastico per un vaso così bello. C'è con l'albero, con l'arena, col pupazzo, me l'ho preso il pupazzo perché è un personaggio che veramente adoro. Stupendo, stupendo, 5 euro. Ottimo gadget e ottima decorazione natalizia, bellissimo. 5 euro. Molto bene, ragazzi. Spero che questo mega haul natalizio di Tiger e di Mail vi sia piaciuto. Appunto, sono stracontento di aver finalmente fatto di nuovo un pochino di acquisti. Sono anche abbastanza dispiaciuto di aver fatto un po' da regolucce, però prometto di non farlo più. Però avevo bisogno di uscire un po', ragazzi. Non ho bisogno. E poi, veramente, siamo a Natale, quindi. Però sono riuscito a non farmi beccare. Mi raccomando, voi non fate il mio, come me, a meno che non sia fondamentale, perché sono 400 euro di multa, ragazzi, quindi fatelo solo se necessario, perché appunto la stessa è abbastanza elevata. Comunque, parentesi politica chiusa. Spero che questo mega vi sia piaciuto. Io sono stato contentissimo finalmente di potervi portare di nuovo un haul, perché è la cosa che vi piace di più fare. Siccome anche le cose che vi piace di più a voi. Comunque, se i miei acquisti vi sono piaciuti, mettete like. Fatemi sapere nei commenti se questi vi sono piaciuti e qual è il vostro personaggio di Natale preferito. Il mio, appunto, sono schiaccianoci e polpastro di neve. Il vostro, fatemi sapere nei commenti, magari. Fatemi sapere, ragazzi, lo ribadisco, se volete che cambi il nome di Station P. Io non lo so nei piedi, ma si chiama Station P. Questo è importante, ragazzi, fatemi sapere nei commenti. E niente. Fatemi sapere tutti i commenti, cosa ne pensate dei miei acquisti, tutto quanto. E niente, da via è tutto, ci vediamo al prossimo video.